Fin dalla mia prima console, la Nintendo 64, ho sempre giocato con il controller ai videogame. Dal mio primo Call of Duty, ovvero COD 4 sull'Xbox 360, sino a tanti tanti altri COD usciti dopo, ho sempre utilizzato il controller. Fino al 2019, anno di uscita di Modern Warfare. Quell'anno ho deciso di fare il grande salto, di abbandonare la console dopo tanti anni e di spostarmi su PC. L'obiettivo di base era molto semplice, quello di poter giocare con dei settaggi grafici molto più alti rispetto a quelli della console e portare quindi dei video con una qualità grafica migliore. Era quello l'obiettivo. Ma siccome stavo ballando, decisi di ballare fino in fondo e quindi in questa fase di transizione decisi di fare un cambio drastico, abbandonare il pad e passare mouse e tastiera. Fu una cosa molto rischiosa perché all'epoca io non sapevo veramente toccare minimamente il mouse e facevo dei video, di conseguenza era una cosa molto pericolosa per il mio canale. Rischiavo di fare dei gameplay molto brutti e quindi di perdere fondamentalmente tutto, ma decisi comunque di farlo. Diciamo che era anche uno stimolo molto interessante e questa cosa mi spinse a impegnarmi tanto per acquisire subito delle discrete abilità con questa nuova periferica. Nell'arco di un mesetto ero già discretamente capace e continuai quindi a utilizzare permanentemente mouse e tastiera per un anno e mezzo più o meno. Uscì Warzone 1 e durante tutto questo periodo continuai appunto a giocare con il mouse, raggiungendo un livello secondo me abbastanza discreto, abbastanza buono. Mi ritenevo soddisfatto e mi divertivo veramente tanto. Dopo più o meno un anno e mezzo però la voglia di giocare a Warzone iniziò a scemare e il poco allenamento con il mouse per via delle mie poche ore di gioco iniziava a farsi sentire e da quel momento ho sempre continuato fino a oggi a giocare solo con il pad. Nella mia carriera quindi ci sono tantissimi anni, quasi tutti ormai, di pad e un solo anno e mezzo di esperienza con mouse e tastiera. Un anno e mezzo però di fuoco durante la pandemia in cui giocavo tante tante ore. E quindi oggi, dopo tanti anni in cui non tocco il mouse, ho deciso di riprenderlo in mano e di fare un video in cui andiamo a vedere insieme quali sono le mie condizioni attuali. Sarò ancora capace di sparare un colpo dritto? Scopriamolo. Ok, siamo nella prima partita, ragazzi. Vediamo un po' come va questa situazione. Vediamo un pochettino. Diciamo che, insomma, so già che non sarà il massimo, ragazzi. Purtroppo. Questa è un'arma colpo singolo? Minchia, ragazzi. David. La roba più tosta del mouse, quando perdi la mano, ragazzi, è fightare da vicino. Vi giuro, da vicino un incubo. Perché richiede chiaramente un tracking che... Dove cazzo è andato questo qua? Un tracking esagerato è... Ripeto, se non sei allenato è tostissima. Questo cos'è, un mitraglione, sì. Vaffanculo, mi hanno chiuso. Dicevo, richiede un tracking veramente esagerato e se non sei allenato è molto difficile farlo. Diciamo che poi nel multi è ancora più fattibile. Su Warzone con la vita aumentata è una bestemmia incredibile. Però da lontano, adesso vabbè, qua sono morto, ok. Però, come avete visto, non è che ho avuto difficoltà a prenderlo. Da lontano è molto più facile. Secondo me con il mouse da lontano... Ho appena visto. Da lontano è un'altra musica. Ma c'è uno che fa 6-0. Cioè, da lontano è un'altra musica. È proprio... Sono proprio, come ho già detto in un video molto vecchio, pro e contro riguardo a queste due periferiche. Turnato godo. Una cosa però è oggettiva. Con il mouse devi giocare veramente tanto per non perdere la mano. Questo purtroppo è... È un dato di fatto, raga. Cioè, non si scappa da sta roba. Mica, ma quel Molnos dove cazzo sta camperando per fare quelle kill, giuro? È qui giù, secondo me. Morto, mi sa. No, non è lui. Mamma mia, raga. Ma vaffanculo! Siamo sotto. Mica, a flickare. Ci riesco? Oh, ma hai rotto il cazzo, ma... Madonna, ragazzi, che situazione, oh! Mori. Ok. Minchia, non ho minimamente sensibilità. Vedete come la mia visuale si muove tutta scattosa? Quello è perché non ho controllo della visuale. Cioè, non c'ho minimamente sensibilità. Movimenti così scattosi. Mamma mia. È mosto pompa. Vi prego, qualcuno che si avvicini, se no non killerò mai. Raga, non posso killarli se non vengono da me. Beh, provo ad andare io, ma... Ok, ce l'ho qui. Buonissimo. Ok. Mo col coltellino. Che serve una mira precisissima. Pulito, via. Prima partita portata a casa. Vi dirò.
Non mi aspettavo di riuscire a giocare in maniera così. Allora, devo fare una premessa. Anche se vi sembra che magari mi sto giocando in maniera veloce, tutto, fidatevi, non vuol dire nulla. Cioè, non vuol dire che in questo momento magari giochi meglio rispetto al colpato, anche se visivamente può sembrare, perché con il mouse una visuale molto più, un movimento della visuale molto più veloce, no? No, ok. Però non mi aspettavo di riuscire a giocare in maniera così dignitosa. Vi dico la verità, perché non ci gioco da un botto di tempo e sono sorpreso. Sono sorpreso. Cerchiamo un'altra partita. Comunque c'è poco da fare. Cioè, con il mouse hai un controllo che è bellissimo, però cioè il fatto che richiede troppo tempo, che poi è stata la roba che mi ha spinto a smettere di giocare con il mouse, è limitante. Cioè, devi veramente giocare troppo. Cioè, adesso ripeto, magari mi sembra di giocare meglio, ok, ma se poi vado a scavare a fondo e giocare, mi rendo conto che alla fine in realtà non è così. Cioè, è solo un'illusione, perché di base manca la solidità, quella solidità che il pad mi dà e mi ha sempre dato. Questo non mi fa bestemmiare, però. Però, secondo me, il mouse è estremamente più... Forse anche bello da vedere, per via di questa velocità estrema. Oddio. Odo. Minchia, li stiamo detonando sto game, raga. O sbaglio? Questo è morto. Non ho sparato. Come cazzo ho fatto a non sparare? Abbiamo fatto una streak incredibile. Via. Facile. Sì, facile. Ok, minchia, da quanto cazzo faccio fatica da vicino, non avete idea. Invece quei cecchini, cecchini veri, non quelli con quel vino del cazzo. Quei cecchini è una passeggiata. Ci giuro. Ma vaffa... giuro, comunque è incredibile come cambi completamente lo stile di gioco, cioè... Giuro che io con i cecchini, col pad, ho sempre avuto problemi. Quando gioco con il mouse, invece, cioè, sembra proprio che sia la mia arma. L'ho usato per un lunghissimo periodo su Warzone. No, vabbè. Però, cioè, ve lo giuro che c'è qualcosa che mi sfugge sul come... perché io riesco a fare tutte queste kill con i coltellini? Non lo so, vabbè. Cioè, sono contento di vedere che riesco comunque a giocare un minimo. Vi dico la verità, pensavo di aver perso completamente la mano e di aver buttato un anno a giocare inutilmente. Invece, più o meno riusciamo comunque a giocare ancora. E questa cosa mi fa piacere, vi dico la verità, mi fa piacere, perché... mi fa piacere saper giocare con un mouse, ok? Saper usare più periferiche. Però magari è stato un caso. Facciamoci un altro game. Siamo ancora su Shothouse, c'è solo questa app. Ok, se posso dare un consiglio a chiunque possa essere interessato a intraprendere questa strada, io vi consiglio di iniziare a giocare, se siete interessati a farlo, sul multi, perché su Warzone, raga, veramente, fidatevi, vi passa la voglia subito, è veramente tosta come roba. Mentre se iniziate sul multi, insomma, la situazione è diversa. Cioè, io sono consapevole che ora sto riuscendo a giocare perché sono nel multi, raga, fidatevi che se dovessi andare su Warzone sarebbe completamente un'altra roba, ma completamente, fidatevi. Time to kill super alto. È un'altra roba. Quindi vi conviene iniziare nel multiplayer. Poi una volta che magari siete un po' skillati, avete preso la mano con la periferica, ve ne andate appunto su... Ma dai, ve ne andate su Warzone. Però andateci più tardi possibile, fidatevi, perché vi passa molto velocemente la voglia poi. Questa è automatica, no? Ah, siamo primi, però qua... sta partita un po'... Mamma mia, ragazzi. Ok. Comunque, la cosa che entro di più è che da vicino, quando fanno dei movimenti belli veloci, faccio proprio una fatica immane a prenderli, immane. Ma è normale, raga. Cioè, poi che sarebbe assurdo il contrario. Ho voluto questo tempo per pigliarlo in mano e riuscire a fare qualunque roba senza problemi, sarebbe senza senso. Proprio. Via. Quest'arma è a colpo singolo, questa qua. Minchia, siamo sotto, raga. Siamo sotto due persone addirittura, non sotto... Vado a fare un po' i bastardi, mi sa, qui, eh. Vado a fare un po' i bastardi qui. Cazzo, siamo sotto di uno. Minchia, comunque non mi spawnano vicini, oh, sto game. Ho perso. E è l'ultima, il tipo.
perso. GG a lui. Non ha da dire, GG a lui, bravo. Ha giocato male sta partita. Ne voglio fare un'altra. Non posso chiudere il video con una sconfitta, cazzo. Impossibile. Ultimo game, ragazzi. Devo vincere. La lobby è sempre quella, sempre la stessa, credo. In onore dell'anno in cui ho giocato Only Mouse, devo vincere. In onore del vecchio me che giocava tutti i giorni con questa periferica e non avrebbe mai perso questo gioco delle armi. Ma vi sparate, raga? Ma siete a fianco? Ma cosa sto vedendo? Erano a fianco l'uno con l'altro a sparare a me. Cos'è questo qua? Ok. Sento passi, Questa colpo singolo. Merda. Giuro, mi ho suonato a fianco così. Guardate la velocità con cui si può turnare. Adesso, vabbè, non l'ho turnato, però... qui ci si gira, ragazzi, è bellissimo. Sono cose che mi mancano, questo che vi dico la verità. Cioè, questi movimenti così veloci. Madonna mia, quest'arma fa vomitare il cazzo. Ma che merda è? Questa è una lobby veramente di bastardi. Guarda, c'è uno che campera qua dentro da un'ora. Senti i passi. Vabbè, dai, scendo a farti fare la kill, bello mio, dai. Guardalo quei Black Wheels. Minchia. Oh, finalmente siamo levati sta roba. Un'altra arma colpo singolo uguale. No, pensavo fosse a colpo singolo. Siamo sotto di due, ragazzi. Dobbiamo tenere il comeback. Ce la possiamo fare. Basta crederci in queste cose. Basta sempre crederci. Ok, pari. Via. Devo killare con lanciamissili. Mo ci divertiamo, Mo ci divertiamo. Godo. Mica, con il panno li avrei già detonati, sti qua. Ok. Dio. Che bordello. Cos'è questo? Il Bison. Spara aria compressa quest'arma. Abbiamo preso un distacchino di 4. Ok, questo bel cecchino velocissimo. Oh, comunque giuro che con il mouse, con il cecchino, è un gioco da ragazzi. Con il pad urlo ogni volta che mi capita tra le mani. Urlo. Buono. Buono. Godo. Mamma mia. Cioè, questo l'ho braccato con i coltellini. Destra, sinistra, destra. Non poteva uscire. C'erano coltellini da tutti i lati. Era giusto così. Era giusto concludere il video con questa win. Comunque, ragazzi, il feeling è sempre magico. Cioè, vi giuro che vivo in questa situazione di proprio indecisione costante su quale sia la mia periferica preferita. Cioè, ripeto, da un lato c'è il pad, che comunque è la periferica con cui sono sempre giocato, con cui gioco meglio. Dall'altro c'è il mouse, che è proprio una tentazione, no? So per certo che non riuscirò a performare a lungo termine come performare con il pad, però è troppo fun. Quindi non lo so. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, con cosa giocate voi e quale preferite delle due, ragazzi. Io vi ringrazio per aver seguito questo video. Lasciate un bel like, noi ci becchiamo alla prossima. Ciao belli.